Presidente, sono tante le iniziative legate a Zero Spreco, ma forse quella di questa mattina è un'iniziativa speciale. Sì, è un'iniziativa speciale perché abbiamo qui il professor Valerio Rossi Albertini, fisico nucleare, che ci dà una panoramica la mattina per i ragazzi, il pomeriggio per gli adulti, sull'economia circolare. E fare divulgazione scientifica all'interno di questi impianti significa farli conoscere. Perché è importante conoscerli? Perché si va a determinare poi una coscienza attiva in quelle che sono delle azioni che quotidianamente possiamo compiere, come ad esempio ridurre i propri rifiuti. Un solo punto percentuale di riduzione dei rifiuti vale tantissimi soldi e vale tantissimo in termini ambientali. Una tonnellata di rifiuti processati a norma di legge può costare dalle 100 alle 115 euro. Quindi voi capite, in una città, in una comunità che produce 60.000-70.000 tonnellate di rifiuti, andarli a ridurre determina un grande risparmio. Dobbiamo fare una riflessione sul nostro ruolo in questo mondo. Il genere umano è stata una specie infestante finora. Dove siamo arrivati? Abbiamo portato devastazione. Questo è un dato di fatto, non c'è nessun giudizio morale. Le cose stanno così. Eppure la natura è sopravvissuta per 3 miliardi di anni dalla comparsa della vita fino ad oggi. Quindi significa che ha utilizzato degli strumenti differenti dai nostri. Noi abbiamo un atteggiamento predatorio nei confronti dell'ambiente, invece dovremmo guardare agli ecosistemi naturali per capire quale sia la maniera corretta per gestire le risorse che abbiamo a disposizione. E oggi parlerò proprio di un gamberetto, perché lui è il protagonista, lui è il mio eroe, all'interno di una sfera, di un globo, che è pieno di acqua e di aria, un polmone di aria, e che vive basandosi esclusivamente sulle risorse contenute all'interno di questo globo a tenuta stagna, che è completamente separato dal resto del mondo. Le risorse che sono a disposizione vengono riciclate costantemente e un gamberetto di questa specie può vivere 10 anni senza bisogno di essere alimentato, senza contaminare l'ambiente, perché se inquinasse l'ambiente in cui vive morirebbe, e senza poter avere la possibilità di trasferirsi altrove. Quindi è un esempio veramente notevole di come l'economia circolare possa consentirci di invertire questa tendenza, basandoci anche noi sull'economia circolare rispetto invece al modello tradizionale di economia lineare, quello della prima rivoluzione industriale inglese, che è dissipativo e contaminante. Direttore, è un momento di divertimento ma anche didattico. Sì, perché sono giornate formative. Noi con le scuole che aderiscono al progetto Zero Spreco facciamo delle giornate presso le scuole, presso di noi, presso il Polo Tecnologico di San Zeno, per, diciamo, non vorrei usare il termine educare, però per dare delle informazioni su come deve essere fatta la raccolta differenziata e sull'importanza che vi è sulla riduzione dello spreco, famoso progetto Zero Spreco. Basta pensare che ad oggi ognuno di noi produce ogni giorno 1,5 chili di rifiuto, di cui 500 grammi sono rifiuti organici. Voi comprendete che non è possibile che tutto questo materiale sia veramente da buttare. Quest'anno noi addirittura diventeremo proprio un istituto comprensivo Zero Spreco, perché abbiamo partecipato con tutti i nostri 1300 studenti a tutte le iniziative che sono state promosse, soprattutto a queste iniziative scientifiche che ci piacciono tanto perché sono laboratori sul campo che consentono ai nostri ragazzi di apprendere delle competenze scientifiche che poi si possono esplicare in comportamenti e in stili di vita per la salvaguardia dell'ambiente. La consapevolezza quindi prima di tutto.